Bentrovati a tutti i nostri gentili spettatori per questo nuovo appuntamento di Polis, primo piano sulla politica. Nella puntata di oggi, la puntata 12, partiremo affrontando quelle che sono le questioni principali che stanno avvenendo nell'opposizione. Ovviamente ci riferiamo alla vittoria della Schlein, eletta nuova segretaria nazionale del Partito Democratico, ma anche il congresso di Più Europa, che ha visto l'elezione di un nuovo presidente e anche lì di un nuovo segretario, e le parole di Calenda sul partito unico con Renzi. Infine affronteremo quelle che sono le questioni prettamente del governo Meloni e quindi prima di tutto la politica interna con la bufera che si è scatenata dopo la conversione in legge del decreto milleproroghe per quanto riguarda le concessioni balneari. E infine chiuderemo con la politica estera, con il viaggio della nostra Presidente del Consiglio, prima in Polonia il 20 febbraio, poi il giorno dopo, il 21, a Kiev per incontrare Zelensky e ribadire ovviamente la posizione dell'Italia al fianco dell'Ucraina. Ovviamente per parlare di tutto ciò insieme a me ci sono il professor Luca Lanzalaco. Buonasera. Buonasera. Buonasera, professore. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera Umberto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, partiamo ovviamente con il nostro servizio di apertura. Prego Giulia dalla regia. Mentre Giorgia Meloni continua nella sua ricerca di un difficile equilibrio, tanto in politica nazionale quanto estera, finalmente qualche emozione giunge anche dall'opposizione, fino a questo momento più impegnata nei dissidi interni che a fare da contraltare al centrodestra. Nel giro di pochi giorni sono ben tre le notizie che meritano attenzione. La più rilevante è sicuramente l'elezione di Elly Schlein, a nuova segretaria nazionale del Partito Democratico. Nelle primarie tenutesi lunedì 26 febbraio, l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna si è riuscita a imporre sul rivale Bonaccini, dato da molti come possibile vincitore, diventando sia la persona più giovane che la prima donna a ricoprire tale ruolo. Al cambiamento al vertice del primo partito d'opposizione ha fatto seguito anche quello del partito Più Europa, che nel silenzio generale, lo stesso giorno ha eletto un nuovo presidente, l'ex sindaco di Parma Pizzarotti e un nuovo segretario nazionale, il deputato Riccardo Magi. Volendo trovare un filo conduttore tra i due avvenimenti, potremmo azzardare che George Soros abbia preso due piccioni con una fava. Infine le dichiarazioni di Calenda che la scorsa settimana ha annunciato che si sta lavorando per velocizzare l'iter che porterà Italia Viva e Azione a fondersi in un unico partito entro settembre. Nel frattempo, mentre l'opposizione si ristruttura, il governo sembra fare di tutto per complicarsi la vita. Con la conversione in legge del decreto milleproroghe è infatti scoppiata la polemica sulla proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024, in violazione di quanto stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato. La delicata questione riguarda la difesa di attività che da sempre appartengono alle famiglie di balneari italiani e che oggi l'Unione Europea vuole invece buttare nell'arena del mercato unico in pasto alle multinazionali. Per questa decisione del governo di difendere i propri elettori, vuoi per giustizia, vuoi per strategia, l'Italia rischia una procedura di infrazione, come ha ricordato il presidente Mattarella alla firma del provvedimento, sempre dalla parte dei più forti. Le cose, d'altronde, non vanno meglio neanche in politica estera. Volata a Kiev per incontrare Zelensky, la Meloni ha ribadito il sostegno dell'Italia in questa guerra. All'Ucraina quindi il pieno supporto militare, finanziario, civile, nonostante ormai sia palpabile il dissenso dei cittadini italiani e dei suoi elettori rispetto a tale posizione dell'Italia e dell'Europa, sempre più palesemente semplice esecutrice delle volontà a stelle strisce. Giorgia verrà fuori dalle difficoltà o la nuova avversaria le farà presto le scarpe? Perfetto, eccoci ben tornati in studio. Allora, il servizio di apertura ovviamente ricalca quelli che sono i temi della puntata e partiamo con l'argomento principale, quello che abbiamo inquadrato, cioè le trasformazioni nell'opposizione. Abbiamo visto come Elly Schlein si è imposta su Bonaccini come nuova segretaria del Partito Democratico, una elezione che comunque si presenta non priva di critiche. Abbiamo visto che ci sono stati alcuni che hanno addirittura urlato ai brogli per queste primarie del PD con tessere elettorali in più, per
persone che hanno votato in più circoli. Chiaramente parliamo sempre di elezioni all'italiana. Dopodiché, delle trasformazioni che stanno avvenendo anche in più Europa, con l'elezione del nuovo segretario nazionale Riccardo Maggi, e infine Calenda e Renzi che vorrebbero, diciamo, unirsi in matrimonio entro settembre, andando quindi a costituire un partito unico. Professor Lanzalaco, le chiedo le sue valutazioni, ovviamente riguardo alla vittoria della Schlein, ma più in generale le sue valutazioni su queste trasformazioni che stanno avvenendo nell'opposizione. Buonasera, sì, le trasformazioni sono in corso, nel senso che la situazione può evolvere in varie direzioni, e quindi fare previsioni è molto azzardato. Quello che possiamo fare è individuare quali sono gli snodi principali. E vedere possibili scenari. Anzitutto, ecco, i due dati incontrovertibili sui quali, fra l'altro, guardando la stampa quotidiana c'è una scarsissima riflessione, è questo. Primo, che c'è stato un afflusso non tanto ai cicoli quanto ai gazebo, con la consultazione di domenica, che era oltre il previsto. Non è stato una marea di voti, ma si stima circa 400.000 voti più del previsto. Secondo fatto più rilevante politicamente è che il voto degli elettori ha ribaltato l'esito dei voti nei circoli. Quindi vuol dire che c'è un cerchio esterno di simpatizzanti elettori che nel momento in cui la posta in gioco è seria e visibile, quindi il segretario va a votare, laddove invece la posta in gioco non è chiara, non è visibile, preferisce la scelta dell'astensione. Questa è un'indicazione politica forte che dà un'indicazione chiara, ecco, alla nuova segreteria. Per quanto riguarda gli scenari, io ho l'impressione che si delineano due possibili scenari. Primo scenario che alcuni avanzano è che chiamiamola, fra virgolette, l'operazione Schlein sia un'operazione di facciata ad alto valore simbolico, ma che poi sostanzialmente le cose rimarranno tutte come prima. Quindi un'operazione d'immagine, ecco. Questo alcuni l'hanno avanzato, c'è questa ipotesi, c'è un discreto scetticismo. Quindi far finta di cambiare tutto per non cambiare nulla. Questa è una possibile opinione, un possibile scenario. L'altro scenario è che invece Elly Schlein intenda effettivamente imprimere una svolta, chiaramente a sinistra, su questo non ci sono dubbi, al partito. E qui bisogna vedere se lei riesce a tenere assieme il partito, riesce a tenere assieme i gruppi parlamentari, perché questa è un'operazione non facile. Lei, fra l'altro, mentre ha esperienza per quanto riguarda il versante esterno del partito, all'interno del partito, non ha esperienza, non ha legami forti a livello personale. Quindi questo secondo scenario potrebbe andare incontro a difficoltà serie. Già oggi alcuni quotidiani ipotizzavano fughe, scissioni. Ecco, sarebbe uno scenario problematico. Molto problematico, perché la gestione soprattutto dei gruppi parlamentari è cosa non semplice, richiede notevole e notevole esperienza. E poi non dimentichiamo che ci sono gli sconfitti che per adesso non hanno ancora manifestato apertamente il loro intendimento, ma potrebbero anche desiderare, diciamo così, vendetta, ritorsione o comunque ostacolare la neosegretaria, perché
dalle foto, dalle cose si evince chiaramente, dalle foto e dai servizi si evince chiaramente che Bonaccini è rimasto sorpreso, non se l'aspettava e non pare non aver metabolizzato molto. Tutti questi richiami all'unità che vengono fatti, io li leggo come campanelli d'allarme. Tendenzialmente in politica più si parla di qualcosa, più significa che non si intende farlo e viceversa. Quindi tutti questi richiami all'unità mi lasciano francamente perplesso. Poi ci sono stati degli effetti potenziali ovviamente anche sulla coalizione di maggioranza, ma di questo forse parleremo più avanti, penso. Beh, sicuramente immagino lei si riferisca a come la Schlein si posizionerà rispetto alla guerra, visto che comunque anche il centrodestra è spaccato al riguardo, e poi noi nelle scorse puntate avevamo ipotizzato un Bonaccini più vicino a Renzi, un Renzi vicino a Forza Italia, e quindi poteva cambiare uno scenario. Invece, come giustamente diceva lei, forse è ipotizzabile una svolta ancora più a sinistra del Partito Democratico. E a questo punto poi vengo da Umberto Del Nuce, perché noi nel servizio, forse un po' maliziosamente, abbiamo detto che il cambio alla guida del PD e il cambio alla guida di Più Europa possono entrambi avere lo zampino di Soros. Sappiamo che Più Europa è un partito che è finanziato e pubblico questo da George Soros, anzi ultimamente l'hanno anche ringraziato per questo, ma è chiaro che la Schlein è una figura che rappresenta al meglio questo globalismo progressista, no? Di cui l'Occidente e il filantropo si fanno portatori. Ecco Umberto, allora ti chiedo anche a te le tue valutazioni rispetto a questi cambiamenti e rispetto alla vittoria inaspettata, come diceva giustamente il professore, della Schlein, e se secondo te possiamo ipotizzare appunto maliziosamente questo zampino di Soros che ha ribaltato quello che era invece il risultato che ci attendevamo tutti. Ma sì, diciamo che secondo me non è così inaspettato come risultato. Io, diciamo, un po' maliziosamente, in realtà mi sarei aspettato un epilogo analogo, perché comunque la Schlein rappresenta, secondo me, in pieno quel nucleo di valori, diciamo, globalisti progressisti, che addirittura l'hanno fatta indicare da parte di Open Society, quindi Soros, come deputata affidabile addirittura. Quindi inoltre, in un momento in cui da più parti si levano voci contro la sudditanza italiana alle direttive, diciamo, americane, comunque una segretaria di origine americana e diciamo garanzia, secondo me, sicuramente in certi ambienti, in certi circoli, di continuità rispetto comunque a una traiettoria che ha visto il Partito Comunista, diciamo, da fine anni 80, primi 90 ad oggi, diventare un partito assolutamente liberista. Infatti io, diciamo, provocatoriamente direi che secondo me la Schlein rappresenta una curva a destra ancora di più del Partito Democratico, nel senso che quel nucleo di valori in realtà diciamo sposa, sostiene gli interessi della classe dominante di un capitalismo sempre più radical chic, tra virgolette, o comunque sempre più aggressivamente su posizioni globaliste. Quindi secondo me anche il banco di prova sarà la questione delle armi. Io ho recentemente comunque ho letto delle dichiarazioni secondo cui parrebbe che la Schlein abbia detto di appoggiare le posizioni del Partito Democratico, quindi sembrerebbe che appoggi l'invio di armi in Ucraina. Però vedremo su questo punto. Secondo me ci sarà una grande
sarà un grande banco di prova, e probabilmente anche la mossa di Renzi Calenda vorrebbe in qualche modo andare a raccogliere eventuali elettori, diciamo, in fuga dal PD, almeno così hanno dichiarato. Però è evidente, secondo me, che non c'è una vera alternativa politica, ecco, in tutto questo. Si rimane sempre all'interno dei perimetri narrativi dominanti. Ecco, diciamo, questa famosa sinistra che si sposta così tanto a sinistra da diventare quasi destra, insomma, è un po' il leitmotiv di questo periodo, una mescolanza di valori che ovviamente poi fanno capo sempre a quel globalismo dem che proviene appunto dall'America. Allora io direi, visto che appunto abbiamo tirato in ballo l'argomento delle armi, nonché l'argomento della famiglia della Schlein, affrontiamo prima la politica estera italiana, che insomma come filo conduttore ci sta bene, e poi andremo invece nella politica nazionale, perché giustamente Umberto De Noce ha detto la Schlein è di origini americane, ricordiamo il padre è americano, ma addirittura le discendenze risalgono anche a una famiglia ucraina di Leopoli, e quindi chiaramente ci sono delle piccole coincidenze che noi dobbiamo andare a sottolineare. E per quanto riguarda quella che è la politica estera italiana, noi sappiamo che Giorgia Meloni la settimana scorsa, precisamente il 21 febbraio, è volata a Kiev, il giorno prima era stata in Polonia, è volata a Kiev per ribadire quella che è la posizione dell'Italia al fianco dell'Ucraina, al fianco ovviamente di Zelensky, in questa guerra che loro continuano a definire, insomma, il nome della democrazia per la democrazia. E insomma, è una posizione molto forte, diciamo, rispetto a un elettorato di Fratelli d'Italia che invece ha molti dubbi sulla guerra, così come molti dubbi trasversalmente ce l'ha il popolo italiano. E questo viaggio della Meloni poi ha portato anche Zelensky a ribadire, insomma, il suo malcontento per quelle che erano state le dichiarazioni di Berlusconi, e non a caso Zelensky ha detto testualmente che la casa di Berlusconi probabilmente non è mai stata bombardata e non sono mai arrivati con i carri armati nel suo giardino, per questo ha fatto quelle dichiarazioni che noi commentammo nella puntata precedente. Allora, professore, come legge appunto questo continuare a ribadire la posizione dell'Italia al fianco dell'Ucraina da parte di Giorgia Meloni? Nel senso, è più di facciata per, insomma, stroncare le speranze dei cittadini italiani invece di vedere una Italia alla guida delle trattative per la pace, oppure la Meloni è costretta a fare ciò poiché appunto c'è un diktat americano che vuole ciò? Ma io penso che la seconda ipotesi sia quella più condivisibile, nel senso che la Meloni, Giorgia Meloni fa fatica a collocarsi sull'arena internazionale, in una situazione abbastanza difficile, e quindi può cercare di trovare appoggi sul fronte americano e in questo modo anche sottrarsi laddove possibile a pressioni a livello europeo, cioè, quindi diciamo che al ce lo chiede l'Europa si può sostituire in questa fase, ce lo chiedono gli Stati Uniti, ecco, questa mi sembra la situazione. D'altronde lei deve differenziarsi, smarcarsi il più possibile dai suoi due ingombranti alleati di governo. Il modo per farlo è appunto quello di schierarsi nella maniera più esplicita, plateale, e di fianco agli Stati Uniti. Quindi io, ecco, fra le due ipotesi penso che la seconda sia quella più realistica, poi siamo nel campo delle congetture. Certo, e invece sulla Schlein come pensa che si comporterà rispetto sia agli elettori sia ovviamente ai diktat NATO?
Lei ha lasciato le prime dichiarazioni, ce n'è una che dice, la leggevo stamattina, dice schierati a fianco di Kiev ma da pacifisti, che ecco, di più non dice, ma sarebbe simpatico capire questo. D'altronde sì, il tra l'altro non di, stiamo attenti che di partiti ce ne sono vari, e sull'asse, su questa asse, su questa di frattura, quindi armi sì, armi no, e entra in gioco anche il Movimento 5 Stelle, che ormai è dichiaratamente contro l'invio di armi, e quindi anche su questo si possono giocare alleanze future che sono state frettolosamente paventate, no, di alleanze fra PD e 5 Stelle. È sicuramente la prova del 9, quella del una delle prove del 9, forse la principale, perché stiamo parlando di guerra. E quindi diventa un elemento da monitorare con grande attenzione. Ecco. Certo, certo. Noi, insomma, nelle scorse puntate abbiamo parlato più volte di ribaltone. Lei dice: non è che poiché non c'è Bonaccini questo non può avvenire, semplicemente magari forse devono trovare una motivazione diversa per unirsi, da quello che mi sembra di aver capito. No, beh, allora se la Schlein dovesse fare il ribaltone e in qualche modo entrare nella maggioranza di governo, anche sostenerla dall'esterno, ci sarebbe un disastro per il partito, perché non... Però su questo punto certamente la posta in gioco è enorme, grossissima, e ripeto, c'è un terzo incomodo che è il Movimento 5 Stelle. A seconda di come si schiera la Schlein su questa decisione, si giocano le alleanze future. Infatti Conte ha rilasciato dichiarazioni molto fredde, molto caute. Cioè, ha detto sì, ci vedremo, parleremo, ma... è stata più affettuosa Giorgia Meloni nei confronti della Schlein del Movimento 5 Stelle. Sì, che ha detto che l'ha chiamata, si è complimentata, sì. Poi ovviamente la prima donna premier si complimenta con la prima donna alla guida del Partito Democratico, e la fotografia perfetta dei valori, insomma, che vengono buttati in faccia alle persone in questo momento storico, mentre tutto il resto cola a picco. E Umberto Dellunce, rimaniamo ovviamente sulla politica estera e allarghiamo un po' il discorso anche a livello geopolitico, nel senso che abbiamo detto il 20 febbraio Biden è andato a Kiev, il giorno dopo Giorgia Meloni ha fatto lo stesso, ma appunto il 21 febbraio c'è anche Putin che ha fatto delle dichiarazioni molto importanti alla nazione per ribadire, insomma, la necessità della Russia di continuare in questa guerra, che ovviamente rispecchia poi quei valori di cui loro si fanno portatori. Ecco, tu come leggi appunto dal punto di vista geopolitico questa situazione e cosa pensi che succederà? Che direzione sta prendendo il conflitto? Ma sulla direzione che prenderà si possono soltanto azzardare ipotesi. Diciamo che mi sembra che la coalizione occidentale continui a cercare un escalation, ecco. Il discorso di Putin è stato molto forte, nel senso che ha esplicitato la consapevolezza di essere di fronte, di trovarsi di fronte a uno scontro fra in realtà l'Occidente unito e non solo ovviamente l'Ucraina, e in questo scontro la Russia in pratica ha escluso la possibilità di essere sconfitta sul campo, e ho trovato una dichiarazione abbastanza significativa perché seguiva varie esternazioni di leader europei che dicevano in pratica l'Ucraina deve vincere, ecco. In pratica Putin, anche ritirandosi dal trattato antiproliferazione sulle armi nucleari, in pratica ha voluto mandare un messaggio del tipo
dimenticatevi di questa opzione, perché per la Russia e per la sopravvivenza della Russia questa non è un'opzione. Ora, a prescindere da una valutazione sul merito di questa, delle sue affermazioni, è evidente che ha voluto portare il livello di tensione più in alto, e l'Europa un po' segue. Gli Stati Uniti in pratica stanno trascinando l'Europa in un'escalation. È imprevedibile, secondo me, poter immaginare cosa succede, ma il continuo invio di armi, il continuo, diciamo, il continuo richiamo agli armamenti sicuramente porta a un piano inclinato in cui lo scontro si farà sempre più diretto e ormai con il rischio di travalicare anche i confini ucraini, per cui secondo me è un momento molto, molto delicato, sicuramente. Certo, al momento c'è pure in ballo la questione della Transnistria in Moldavia, dove insomma anche lì sembra si possa accendere presto un motivo in più di conflitto. Veniamo al terzo e ultimo argomento di puntata, che riguarda quelle che sono le concessioni balneari. Sappiamo che il 23 febbraio è stato convertito in legge il decreto mille proroghe e appunto ciò che fa discutere è stata la volontà del governo di prolungare fino al 31 dicembre 2024 le concessioni balneari, con possibilità addirittura di arrivare a fine 2025. Ovviamente detta così sembra che non ci sia notizia, se non fosse che questa decisione è contraria a quella che era una decisione del Consiglio di Stato, che durante il governo Draghi aveva appunto stabilito che questa proroga non poteva andare oltre il 31 dicembre 2023, poiché l'Europa ha stabilito che le concessioni balneari devono essere oggetto di gare d'appalto, a cui appunto devono partecipare anche multinazionali estere e non possono quindi più essere concesse semplicemente a coloro che finora le hanno avute, cioè le aziende e le imprese italiane. Ecco, addirittura è intervenuto Mattarella per insomma redarguire il governo rispetto a questa scelta che hanno fatto di prolungare le concessioni balneari. Allora, professore, quali sono le sue valutazioni? Nel senso che stiamo parlando di attività che riguardano famiglie italiane, imprenditori italiani, e che invece devono essere soggette a questo grande mercato unico europeo. Come pensa si svilupperà e come può il governo uscire da questa impasse? Ma il punto è delle concessioni balneari è fondamentale, perché su questo si gioca cioè la madre di tutte le battaglie per quanto riguarda la politica nazionale, perché si gioca l'autonomia dei decisori pubblici italiani. Ora, si tratta di un settore strategico per l'economia italiana, si tratta di un settore strategico per la società italiana, perché appunto le concessioni balneari non sono solo quattro ombrelloni, sono ombrelloni, ma anche ristoranti, intere famiglie che lavorano in queste microimprese, più tutto l'indotto, camerieri, cuochi, cuoche, a seconda. Quindi il danno sarebbe enorme. Io vorrei segnalare un ottimo articolo che è uscito sulla Verità di ieri, di Carlo Cambi, dove vengono illustrati cifre alla mano i danni, le conseguenze di una decisione quale quella prospettata, cioè di mettere all'asta queste concessioni, questi spazi. Perché ecco, è un articolo, come di moda dire adesso, molto poco ideologico e molto concreto, riporta dati e soprattutto mette in evidenza una cosa che, se non sbaglio, nessun altro giornale quotidiano ha messo in evidenza, e cioè come non è che l'Italia sia sola e raminga, poverina. No,
nel fronte, diciamo, anti-Bolkestein, contro questa direttiva, e ci stanno pure la Spagna, ci stanno il Portogallo e in posizione defilata anche la Francia. Quindi c'è un fronte europeo che difende le, diciamo, gli spazi e la sovranità nazionale sulle spiagge, e questo è da tenere presente. E lì si vedrà che cosa intende fare il governo, se tutelare appunto l'autonomia, la sovranità, gli interessi nazionali, perché questo è il fatto, sono interessi nazionali, perché se fosse solo il fatto dell'equità, come in malafede propongono e sostengono, fosse solo un problema di entrate fiscali, basterebbe, primo, differenziare le concessioni, nel senso che è ovvio e giusto dire che a Porto Cervo non si può pagare la stessa cifra che si paga, che so io, a Porto Potenza Picena, è chiaro. Allora differenziarle e alzarle anche. Su questo penso che i balneari non si oppongano, anche perché i guadagni ci sono. È un settore che fra l'altro è stato colpito duramente da misure restrittive durante la pandemia, ha tenuto botta, come si suol dire, e poi è un settore, anche di questo non si parla sui giornali, di questo non si parla nei giornali, e cioè chi ha una concessione, chi ha un'impresa balneare, non è che si limita la mattina a aprire gli ombrelloni e la sera a chiuderli, ma c'è una cura del territorio, tutela del territorio, servizio del territorio ovviamente circostante, quindi bonifica del territorio, un sistema di sicurezza, anche perché forse questo non si sa, ma i bagnini, che sono obbligatori, vengono pagati dagli esercizi commerciali, e i bagnini devono essere diplomati, devono seguire dei corsi, quindi sono tutte cose costose. Ora sulla questione balneari, la questione balneari è un'altra prova del 9. Prima, quando ho usato il plurale, alludevo a questo, cioè si vede, anche perché se la Meloni non mantiene una linea di tutela degli interessi nazionali, tradisce una fetta del suo elettorato, e a questo punto, insomma, le conseguenze si farebbero poi sentire. Teniamo conto che, se non sbaglio, nel 24 ci sono le elezioni europee, quindi si sentirebbero in quell'occasione, ecco, le conseguenze. Certo, una fetta di elettorato che ovviamente ha votato la Meloni sperando che facesse gli interessi nazionali, poi dalla politica estera a quella nazionale, appunto, stiamo vedendo come non è così facile per il governo, vuoi per pressioni esterne, fare tutto ciò, e giustamente siamo qui a parlarne. E Umberto Del Nucci, chiudiamo con te, perché appunto qui si tratta, come diceva giustamente il professore, di una questione di sovranità, di una possibilità da parte del governo di scegliere cosa è meglio per i propri cittadini, per l'economia nazionale e la sussistenza, perché poi alla fine parliamo di migliaia di posti di lavoro. E da giurista ti chiedo, perché qui il problema è il rapporto tra il diritto nazionale e la volontà europea, che è stata appunto ribadita dal Consiglio di Stato. Ecco, allora, come si può uscire da questa situazione? Nel senso, dobbiamo necessariamente recepire questa volontà europea, o si può trovare un modo, anche facendo leva, facendoci forza con gli altri paesi che sono contrari? Si può in qualche modo ostacolare questa volontà di globalizzare in un mercato unico, e quindi alla mercé delle grandi multinazionali, anche le spiagge italiane e dei paesi europei? Ma secondo me è una questione complessa e più generale, nel senso che l'Unione Europea obiettivamente è un progetto di stampo liberista, e questo si vede fin dal Trattato di Maastricht e dai parametri europei imposti alle macroeconomie di ogni paese. E questo si declina poi in tutta una serie di direttive e di impostazioni che sono tese evidentemente comunque alla liberalizzazione dei servizi e in generale dei mercati dei paesi europei.
E questo ora si sta anche traducendo nella direttiva che ci sta occupando. Il problema è di natura anche giuridica, nel senso che nel tempo si è affermata questa impostazione secondo cui il diritto europeo prevale sul diritto dei singoli paesi. Questo poi ha differenti conseguenze a seconda che ci si trovi di fronte a direttive o regolamenti, perché i regolamenti sono direttamente applicabili, quindi prevalgono sul diritto interno, mentre le direttive tendenzialmente no. Il problema relativo alla direttiva Bolkestein, che interessa anche il caso degli stabilimenti balneari, è che il Consiglio, la Corte di Giustizia Europea l'ha dichiarata direttiva self-executing, cioè praticamente l'Unione Europea ha riconosciuto la possibilità di alcune direttive di essere direttamente applicabili come regolamenti. Quindi queste direttive direttamente applicabili non hanno bisogno di essere recepite dai governi, perché si applicano direttamente. E quindi i giudici dei singoli paesi, qualora si trovassero di fronte a un caso in cui il diritto interno confligge con la direttiva europea, devono far prevalere la norma europea. Ora, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che la direttiva Bolkestein è direttamente applicabile. In ogni caso è stata recepita da un decreto legislativo italiano, quindi il problema è che l'Italia si è vincolata alla direttiva comunque di stampo liberista su Bolkestein sulla libera circolazione dei servizi, e quindi c'è in questo momento un contrasto di poteri, perché da una parte, per esempio, il Consiglio di Stato, aderendo all'impostazione europea, dice sono illegittime le proroghe fino al 2033, perché l'Italia si è vincolata a questa normativa secondo cui non si possono rinnovare automaticamente le licenze, ma devono passare attraverso un iter di gare d'appalto trasparenti e aperte, e il governo Meloni invece in pratica ha seguito una strada più tra virgolette nazionale. Però il problema è che se si pone un contrasto, molto probabilmente per i giudici interni prevarrà la normativa europea per i motivi che ho detto. Quindi è difficile, stando nell'insieme di normative che ci siamo dati attraverso l'Europa e che abbiamo accettato, e ha la dinamica con cui i poteri europei, i poteri italiani dialogano a favore soprattutto di quelli europei, è difficile appunto in questo sistema di regole combattere efficacemente su un'impostazione generale, una visione generale dell'economia e del rapporto fra Stato e imprese. Quindi credo che sia una questione spinosa, ma che vada affrontata a partire proprio dalle regole, che non interessano soltanto la questione dei balneari, ma più propriamente i rapporti di forza fra diritto interno e diritto europeo. Rispetto a questa procedura di infrazione di cui ha parlato Mattarella, che cosa ci dobbiamo aspettare? No, adesso bisogna vedere cosa farà l'Europa, perché ho letto anche stamattina delle dichiarazioni della Commissione Europea, ovviamente contrariata da questa normativa, e per cui a quel punto la Commissione Europea potrà chiedere una procedura di infrazione, però a quel punto entrerà il giudice europeo e si vedrà. Però tendenzialmente nello stato di cose in cui siamo avrebbe ragione probabilmente l'Europa a livello puramente formalistico, non dico di valori o di equità o di buonsenso, ma a livello formalistico tendenzialmente l'Italia ha recepito quella direttiva, o comunque quella direttiva, essendo direttamente applicabile, prevale sul diritto interno. Quindi l'Italia in effetti rischia una procedura di infrazione in questi termini.
Perfetto, perfetto. Signori, vi ringrazio per essere stati con me anche per questa puntata. Ovviamente gli argomenti affrontati erano importanti, ce ne sarebbero stati altri anche da affrontare, come l'evoluzione del caso Cospito o i migranti, ma nel tempo che abbiamo a disposizione non si può affrontare tutto. Ovviamente riserveremo tutto ciò per la prossima puntata. Vi ringrazio. Arrivederci a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie ovviamente anche ai nostri gentili spettatori. Arrivederci.